Infine, l'animazione virtuale prosegue accorciando stavolta il periodo del pendolo, accorciandolo di un terzo, il 33% più piccolo. Vuol dire che adesso la durata dell'oscillazione del pendolo dura meno della rotazione del disco rotante. Quindi in pratica, mentre il disco rotante fa un giro, il pendolo fa un giro e un terzo. Quindi il pendolo oscilla più rapidamente di quanto gira la piattaforma. Di nuovo fa vedere le quattro forze, stavolta la componente orizzontale della tensione del filo non si annulla con la forza centrifuga. Cominciamo dal punto di vista del sistema inerziale, quindi guardiamo dalla stanza e vedremo la piattaforma ruotare, mentre il pendolo andrà a destra e a sinistra di modo oscillante, di modo armonico. Magari prendete una penna, appoggiatela sul monitor e vedrete che il pendolo va a destra e a sinistra di modo armonico, seguendo la penna. Questa è la situazione, il pendolo va avanti e dietro e descrive questo strano percorso. Rivediamo, descrive questo strano percorso intrecciato. Se invece ci mettiamo a guardare dal punto di vista del sistema rotante, quindi il sistema non inerziale, e lo capiamo dal fatto che adesso il disco non ruota più, vuol dire che stiamo sul disco anche noi, allora vediamo questo strano moto che compie il pendolo, un moto molto particolare, ecco, molto intrecciato in questo modo. Lo rivediamo, questo è lo strano moto del pendolo, visto dall'interno del sistema rotante. Possiamo anche vedere le quattro forze in ogni istante. Questa è la forza centrifuga che spinge la pallina all'esterno, la forza centripeta, cioè la tensione del filo che la tira verso il centro, la forza di Coriolì celeste, la forza totale, cioè la somma delle tre. In un altro istante le forze sono queste, la forza centrifuga è sempre all'esterno e la tensione del filo, componente orizzontale, è sempre all'interno. E invece la forza di Coriolì è sempre sulla destra per far ruotare verso destra la traiettoria della pallina. Stessa cosa in questo istante, in quest'altro, in questo istante e così via. Qui si vede appunto che torniamo nel sistema della stanza, questo è il sistema esterno inerziale, questo strano disegno e qua finisce. Che la forza di Coriolì e la forza centrifuga siano con voi.